Questo è alla mia Maria. Oi Maria, quando sonno a verso per te. Oi Maria, quando sonno a verso per te. Fammi dormire una notte abbracciata con te. In principio l'ho sentito suonare e questo mi ha avvicinato un po' perché il temperamento era un po' focoso, un po' napoletano, verace proprio. E dopo, a forza di star vicino a lui, ci siamo un po' conosciuti a fondo, è subentrato alla simpatia, poi la musica. Poi un momento, sei innamorata anche di... Ma dai, ma sono mica facile! Di un tenore coreano. E ho perso le cassette. Dove le hai buttate? Ho perso la cassetta, non c'è più. Perché no, era troppo innamorata. Voleva andare in Corea. Ma... che balista. La bellezza è che ama la musica. Certo. Ama la musica e la capisci. Perché non basta amare la musica, bisogna anche capirla. Lei la capisce molto, poi è sempre sorridente, certo. Una bolognese. È una buona bolognese, a bloie. Che tipo. Beh, ad ogni modo è stato un incontro felice. Mio marito è da 30 anni che l'ho perso, perciò con 3 figli maschi, con le loro famiglie. È stata una gioia di tutti, ci siamo trovati tutti. Ma la sentite come parla? Tutti bene. È una meraviglia. Ma perché parla la ruota libera, come ridere, e poi con una vocina bella, tutta non come me, lei è tutta gentile, beh? Che bella che sei! Ma dai, mi fai arrossire, dai! Questa è la casa di riposo per musicisti Fondazione Giuseppe Verdi. Si chiama così perché è la casa di riposo voluta dal maestro, da esso stesso definita la mia opera più bella. Verso la fine dell'Ottocento lui e sua moglie vogliono realizzare un'opera a beneficio di quei musicisti che lui diceva meno fortunati o che non erano stati parsimoniosi in vita. E a tutt'oggi, che sono all'incirca 100 anni dall'apertura, ha accolto 1000 anziani tra musicisti, ovviamente compositori, direttori d'orchestra, strumentisti, cantanti e coreuti. Nel 1999, nel centenario della sua fondazione, è stato modificato lo statuto accogliendo appunto dei giovani studenti in musica. Questi giovani musicisti trovano alloggio presso la casa di riposo e hanno anche la possibilità di scambiare le proprie opinioni con gli anziani che ci sono qui alloggiati, i quali comunicano loro la propria esperienza della vita di palcoscenico o di musicista. A loro volta gli anziani sono molto contenti, si sentono in qualche modo utili alla società, utili comunicando la propria esperienza. Ecco la notte di Richard Strauss. Sono Monica Lucac, sono ungherese. studio presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e sono molto felice di essere ospitata da Casa Verdi e vivere insieme con i grandi musicisti del passato. Io tutte le settimane vado a studiare, studio, canto ancora con la mia amica, facciamo musica, così, per tenermi, perché questo mi dà la forza. Se non avessi questo, come si fa? Si entra in una, come si chiamano quelle depressioni, mai più, si cerca sempre di essere forti e di mai entrare in questo, perché se comincia a entrare lì non esce più. Allora mantengo, sono venuta qua da 6 mesi adesso, ho mantenuto tutto quello che avevo, per forza, per tenermi salda, qui sto bene, mi piace, sono considerata bene, sono contenta e sono vicina al mio Verdi, più 16, ecco, capito, però bisogna mantenere, bisogna avere qualche cosa da fare, lezioni di canto, lezioni di musica, andare a sentire questo concerto, conferenza, tante cose, sempre nella musica. Fai più, gira più il suono, cerca, gira un po' di... no, cerca, capito? Facciamolo ancora da capo, Ecco, giro quello. Così devi cercare di legare, addolcire, capito? E adesso qui mi trovo ad insegnare invece che cantare, insomma, perché la mia attività è quella di cantare. A me piace molto insegnare, vabbè, la tradizione è quella che è bella, ci vuole nella musica, c'è poco da fare, è stata scritta così e bisogna stare nella tradizione, mentre oggi si tende a non esprimere più, a cantare proprio le note, il tempo, stare accorta alla biscroma e tutto questo. Secondo me nell'opera, anche se uno sbaglia una biscroma, non c'è niente di male, insomma. Se questa cosa va bene, insomma, che uno riesce ad esprimere meglio una frase, anche se sbaglia una biscroma non ha importanza. Sono Tina Belletti, ho frequentato la scuola di danza del Teatro della Scala per 8 anni e sono stata diplomata prima ballerina. Nel 1939 poi ho frequentato la scuola della signora Ruskaja, che è stata una grande insegnante, e dove aveva fondato poi l'Accademia a Roma, l'Accademia Nazionale di Danza, e lì ho potuto capire l'importanza di questa scuola, perché attraverso la grande tecnica che la Scala mi ha potuto dare, invece questa insegnante mi ha dato la possibilità di esprimere questi movimenti con una sensazione di espressione, di qualcosa che dall'interno potessi dare di più dal freddo movimento a un qualche cosa di espressione, e la Ruskaja questo ha saputo darmi. Perché nel balletto classico, facendo un esempio, semplicemente il valzer, per esempio, nel valzer di solito si fa il tutù, si va 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mentre per esempio noi eravamo riusciti nella maestra all'accademia dove c'erano dei movimenti di espressione, per esempio, non so, si faceva 1, 2, 3, 1, 2, 3, con le braccia per esempio, così nota. E poi per esempio c'è 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e riprendere. Capisce? Tutte queste cose erano l'espressività del movimento, non era più neanche tanto la tecnica del passo che si faceva magari nel balletto, capisci? Era tutta una cosa più morbida. C'è questo valzer spensierato che conoscono tutti. Questo 1915, me la ricordo perché me la fanno sempre suonare. Se vuoi vivere senza pensieri, dalle donne ti devi guardare. Sono vipere dagli occhi neri e perciò non ti devi fidare. Sono sinceri, no, sanno tacere, no, sono menzogneri. Sì, tutte le donne sono fatte così. Se vuoi vivere, sì. E contro le donne. Quello è uno scherzo musicale. Perché al finale di quella canzone c'è che è uno scherzo per il Signore. Perché annuncia, ma l'ho scherzato. Lei non c'ha la parte di mandolino. Siamo sinceri, Son capricciose, no, son dispettose, no, sono affettuose, sì, le nostre donne son tutte così, se vuoi vivere. Anni compiuti in gennaio, il 12 gennaio ho compiuto 90 anni, perché sono del 13, lei anche lei è del 13. Ad ogni modo abbiamo deciso di regolarizzare tutto e speriamo in bene, però lui ha fatto un gran cambiamento perché se ne sono accorti tutti. Tu hai dato letto troppo a questi qua che dicono che io chissà chi fossi prima che arrivassi tu. Sì, ero un po', diciamo, con la voce alta, parlavo con, perché sono napoletano, però non è che sia stato un orco. No, io sembra, l'ho capito. Sembra che io sia stato un orco e lei mi ha domato, No, t'ho saputo prendere nel modo giusto. E siamo andati d'accordo proprio bene. Sei stata bella perché mi sei piaciuta subito. Perché sei gentile, parli piano, a differenza di me che parlo forte. Perché la musica va assorbita, è come un terreno, bisogna coltivarlo. Se non la coltiva non riesce a penetrare dentro. Ha capito? Lei, io un'opera la vedo 10 volte quando ero in logione, facevo la coda, io c'ho un mucchio di biglietti così, mica andavo dentro a gratis. Tutti con l'ingresso, naturalmente, i piedi, dopo ci sedevamo pochetto, però insomma sempre i piedi. Ma la musica, io per esempio la Manon Lescaut l'ho sentita 11, ho sentito il Calvario di 4 tenori che hanno cambiato, perché la musica va sentita, risentita, capita, assorbita, mandata giù, per forza, e allora gusta, allora capisce. Dobbiamo esprimere il dolore, la gioia, per esempio ci sono anche dei movimenti di gioia, tam, così ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam, per esempio. Invece magari nella gioia qui fanno tam, non so, altri movimenti più rozzi, più freddi. Invece noi dobbiamo arrivare già con un movimento di espressione gioioso, ma sentirlo. Vedi che deve venire fuori, perché io gioisco. Capisci? Oggi è una giornata splendida e mi trovo in questo bel terrazzo della Casa Riposo Verdi. Sono entrata il 5 aprile di 2 anni e mezzo fa circa e mi trovo benissimo, francamente. Come si vede, questo è uno stupendo terrazzo con la camera mia che dà su questo terrazzo, poi ho anche il bagno, perciò è, non dico un paradiso, ma un piccolo paradiso. Abitavo nell'adiacenza con un bel appartamento, una villetta, eppure non lo rimpiango assolutamente, perché essendo sola e con vari problemi che dà anche la solitudine, anche le preoccupazioni, qui abbiamo tutto, assistenza, poi cortesia, non è per fare un elogio sperticato, ma è veramente così, è una casa più unica che rara. Quando ho preso questa decisione, il figlio non è che fosse malcontento, però sta l'idea che io lasciassi la casa dove abitavo dal 1945, poi non parliamo le amiche, lasci i tuoi mobili, lasci la casa, io ero felicissima. Poi quando sono entrata qui ancora di più, perché ho capito cosa vuol dire stare in una comunità. Andando avanti con l'età, se non c'è una certa forza d'animo, i difetti della gioventù si acuiscono. Invece bisogna avere anche un po' di filosofia e di sopportazione. Ci sono persone che non sopportano, oppure che vanno sempre a rimpiangere il passato, ormai è andato. Poi ho anche la mia musica, che è quella da tanto, credo, perché nella camera lì uno si mette mentre suona, così il pensiero è concentrato lì e tutte le preoccupazioni se ne vanno. E così. Ecco, come vedete qui ci troviamo nella mia sala di pittura, dico mia perché l'ho tanto desiderata e me l'hanno concessa. Qui è un luogo bellissimo perché ci si incontra, si parla, ci si racconta anche della nostra vita passata. Io ho una ballerina, una signora che studia violino, un'altra ballerina, un'altra cantante, quindi abbiamo tante cose da dirci, da raccontarci. Avevo in mente tutta la vita di venire qui, ogni concerto che facevo, ogni opera, tenevo da conto foto, articoli, perché fin da ragazza, se un domani dovessi restare sola, io voglio andare in Casa Verdi. Difatti mi sono tirata dietro tutta la vita una piccola valigetta, così, con tutte le cose. Ho cominciato con poco, di più. Sono arrivata al 21 dicembre del 99, è morto mio marito, per poter entrare in Casa Verdi avevo la mia valigia piena e qui sono felice veramente, qui mi sento protetta. Da molti anni che sto alla Casa Verdi, sono entrata con mio marito che era direttore d'orchestra. Mio marito era molto più anziano di me, così che siamo potuti entrare perché io allora ero giovane, non avevo ancora l'età per entrare alla Casa Verdi. Però sono stata molto contenta in quanto qui come dire, continuo la mia attività, mentre invece a casa o per una cosa o per l'altra non c'era mai il tempo, la spesa, pensare alla famiglia, alla casa, ai figli, eccetera. Invece qui non hai questi pensieri e allora ti puoi dedicare di più alla musica, che è la cosa più bella secondo me. adesso tutti mi ricordano perché ho fatto l'annina con la Callas, perché se avessi fatto un'annina con una Traviata normale non succedeva niente, non succedeva niente, ma siccome è la Callas e allora senza volerlo sono diventata celebre anch'io, ha capito? È la verità, bastava che lei usciva e ti alzava una mano, sediziose voci della Norma, avevo questa presenza, basta, basta, era già tutto fatto. Non era cattiva come dicono, sai, i giornali fanno presto a dire, perché devono scrivere. Allora, quando scrivono le cose male la gente compra i giornali, quando una roba le è bella la scrive no. A me piace adoperare il tempo non senza far niente, mi piace fare tante cose, ho la mia famiglia, vado sempre, adesso ho la pittura, però mi piaceva aggiungere qualcos'altro. Ho cominciato il computer, l'avvocato Magno Cavallo, che è il presidente di tutta Casa Verdi, ci ha regalato due computer e sono stati messi in un'altra stanza. Abbiamo cominciato a studiare un pochettino, eravamo in 6, poi uno ci vedeva poco, siamo rimasti in 5, poi uno non aveva più voglia, siamo rimasti in 4, poi eccetera eccetera eccetera, sono rimasta sola ad operare il computer, allora mi sono messa a fare questo giornale di Casa Verdi. Poi c'è Verdi qui a sepolto, io ogni mattina la prima cosa che faccio è quella di dare un saluto, le dico sempre grazie Verdi per tutto quello che hai fatto, intanto per la bellissima musica che ci ha regalato, veramente ogni volta che l'ascolto è come se fosse la prima volta, provo sempre una grande emozione e poi per la casa che ci ha donato, insomma, ecco, questa cosa è stata la sua più bella opera, lui ha sempre detto, la sua più grande opera. Per amore di Verdi si fa tutto, tutto. Io poi l'ho amato finché ero bambina, perciò. Poi sono venuta qua e tutte le mattine vado a dire una preghierina, e qui, sotto qua, una preghiera, un pensiero, un saluto doveroso, perché nessun altro musicista ha fatto una casa per musicisti. Dico ciao maestro e ciao Giuseppina. Diglielo che sei convinta che c'è un'altra vita. La vita eterna. Se lo dice anche la preghiera. Lei crede nella vita eterna, amen. Io no. No, ce l'ha detto Dio che ci sarà un'altra vita. E poi se tu studi la Bibbia vedrai pian piano che c'è tutto da guadagnare nel modo di vivere e per quello tante che è così cose. Giovanile. Perché... No, giovanile no, ma non si ha paura della morte, non si, si cerca di vivere bene nel modo giusto. Non vaneggiare nessuno. Lei dice che risorge. Io ho un po' paura della morte. La morte che cos'è? La morte è un proseguimento della vita. La vita e poi c'è la morte. Però vorrei più tardi possibile, perché io vivo bene, sto bene in vita. Quindi non ci penso neanche alla morte, assolutamente. Più tardi possibile. Poi quando sarà il momento ci penseremo. Per ora non voglio pensarci, ho troppe cose belle intorno. Invece io no, non credo insomma alla resurrezione, perché dove li mette tutta questa gente che è morta? Mi sta dicendo migliaia, 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 milioni, dove sono? No, è impossibile. Lasciamo fare a Dio, dai. Tu studi un po' la Bibbia, vedrai che impari. Tante tu cose. Sei convinto? Quando Dio vorrà che ci sarà la vita eterna, tutti risorgeremo. Tutti. Ci saranno le persone che avranno il loro premio. Forse anch'io. Ma se te lo meriti. E un, due, poi corri, 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 corri. Uniamoci insieme, tutti insieme, in Casa Verdi. Tutto qua.